Benedica, vogliamo fare un'altra live, pace Maria, perché c'è stato un secondo tentativo per chiudere questo canale e quindi noi vi vogliamo aggiornare come giusto che sia. Anche perché, insomma, non è bello che se vi vedete sparire il canale, voi non sappiate nulla, insomma, le cose le dovete sapere. Le dovete conoscere, è giusto. Siete iscritti a questo canale ed è giusto che voi conosciate quali sono le sorti, no? Di questo canale. Gloria a Dio. Bene, gloria a Dio. Aspettiamo qualche altro minuto e poi iniziamo. Vogliamo dare la possibilità a più persone. Amen. Gloria a Dio, pace Daniela, Dio vi benedica. Pace Francesca, pace Alex. Gloria a Dio. Amen. Ok. Pace Santina. Benissimo. Allora, gli spettatori stanno diminuendo, quindi possiamo iniziare. Bene, allora, pace a tutti quanti. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo proseguire, come dire, il video di ieri sera, la live, perché, insomma, questa mattina mi sono svegliato e abbiamo avuto una, come dire, una ulteriore sorpresa. Bene, partiamo subito. Allora, voi ricordate che ieri sera vi abbiamo mostrato questo qua, ok? Questo qua. Delirio Enzo incontro Cash Luna, eccetera, eccetera. Video rimosso, avvertimento sul copyright. E l'abbiamo aperto qua, eccolo qua. Questo è quello di ieri sera, no? Copyright, delirio Enzo incontro Cash Luna, il video è stato rimosso. L'autore della rivendicazione è Missione Paradiso. Eccolo qua. E il titolo è appunto Delirio Enzo incontro Cash Luna e Lirio Porrello. Ok. Questa mattina quando ci svegliamo, dopo un po', andiamo a controllare e vediamo un secondo avvertimento. Eccolo qua. Vedete, qui sopra ce n'è uno e qui ce n'è un altro. Ok? Benissimo. Che questo qua praticamente, ora lo vado ad aprire qua a fianco. Ok, questo si intitola invece Ebrei negano tramite loro rappresentante Gesù come Messia. Il tuo video è stato rimosso, l'amore, l'autore di una rivendicazione ci ha inviato una nota legale, quindi mi domando se gli avrà scritto l'avvocato, chi per lui non lo so, perché io queste cose non le ho mai fatte. Io non ho mai fatto togliere un mio video a nessuno, quindi non so come funziona, eccetera, eccetera, eccetera. Avvertimento sul copyright, ecco qui. Ebrei negano tramite loro rappresentante Gesù come Messia pubblicamente. Missione Paradiso, è sempre Missione Paradiso e quindi Enzo incontro. Ecco qua. Qui vedete l'altro. L'altro è Delirio Enzo incontro e questo secondo invece Ebrei negano tramite loro rappresentante. Quindi, cari amici ascoltatori, questo è già il secondo, come dire, il secondo avvertimento. Ripeto, qui c'è scritto che l'autore, con una, diciamo, di una rivendicazione, ha inviato una nota legale. Quindi ha inviato una nota legale. In che consiste questa nota legale? Cioè è stata fatta da chi? Da un avvocato? Ha scritto un avvocato? Ci ha pensato direttamente Enzo incontro? Non so come funziona. Perché, ripeto, io in giro per il web c'è gente che prende i miei video anche per venirmi contro. Ce ne sono veramente tanti. C'è l'imbarazzo della scelta. Non ho mai fatto chiudere un video mio a un'altra persona. Infatti voi non troverete mai che
che qualcuno possa presentare una cosa del genere con scritto qui Alessio 912. Il massimo che ti può succedere se prendi un mio video, se non l'ho fatto tutto io, ovvero ho utilizzato delle immagini altrui, dei video, delle foto, eccetera, eccetera, che ti arriva una rivendicazione, diciamo, da qualcun altro, dal gestore di quella foto, dal gestore di quel video, ma c'è anche il nome della ditta, dell'impresa, eccetera, 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 ma non troverete mai una cosa del genere col mio nome, Alessio, cioè il nome del canale, Alessio 912 o Alessio Evangelisti. Quindi non so come funziona. Va bene, questo è quanto. Insomma, ve lo volevo dire. Questa è la seconda rivendicazione che Enzo Incontro, Missione Paradiso, rivendica il proprio copyright del proprio lavoro. Quindi, come dire, a questo punto me ne basta un'altra da qui a 3 mesi, che praticamente il signor Enzo Incontro diventerà famoso per avermi fatto chiudere il canale. Pensate, l'unico in tutta Italia, no, che avrà fatto una cosa del genere. Incredibile, non capisco come mai Enzo Incontro sei così accanito, addirittura ti sei accanito con dei canali di alcune sorelle che stanno qui, che hanno 8-12 iscritti, pochissimi iscritti, ti sei accanito su quei canali, ti sei accanito nel poter togliere tutto, nel fargli chiudere il canale, adesso anche con il mio canale, un canalino di 2000 e qualche cosa di iscritti, un canalino così piccolo, come lo prendi in considerazione? È quello che io mi domando, Enzo Incontro, perché non vuoi che l'informazione venga fuori? Allora, guarda, io ti voglio dire adesso determinate cose, Enzo Incontro. Allora, intanto facciamo un piccolo riassunto, ma breve, del primo video che tu mi hai tolto, cercando, perché sai perfettamente che con una mossa del genere, ok, bastano altre due che mi fai chiudere il canale, quindi tu sei stato proprio cosciente di questo. Allora, io ti faccio una domanda. Tu, in questo video qua, dove sta? In questo video qua, che tu mi hai fatto chiudere, qua, praticamente, tu presentavi Cash Luna come un uomo di Dio. Ok. E che era un uomo che sta facendo la storia d'Italia. Ora io, ok, facevo vedere come tu facevi questo, come tu presentavi questo signore qua. E tu mi fai chiudere questo canale. Allora io adesso vorrei che tu rendessi conto, non tanto a me o a noi, perché pensiamo di conoscere già la risposta, ma tu dovrai rendere conto a quelli che ti seguono, a quelli della tua comunità. Perché tu hai invitato quelli della tua comunità, non possiamo far vedere questi video dove tu fai questo invito, perché sennò ci fai chiudere il canale e non è detto che tu non ci riesca, e quindi sarai l'unico grande intelligente, grande fenomeno, ok, che è stato forse usato come testa d'ariete per far chiudere il canale e così farti questa grande pubblicità come l'uomo più intelligente d'Italia. Nessuno lo aveva fatto fino adesso, sei arrivato tu. Pensate, nessuno ci ha mai provato a fare una cosa del genere, forse perché avevano messo in preventivo quello che tu non hai messo in preventivo. Già, perché da ieri a oggi qui le visualizzazioni di questo video qua, eccolo qua, ma adesso tu questo non lo vedi, io ti faccio vedere quello che invece vedo io, già quante siamo arrivati da ieri sera te lo faccio vedere, quindi in pochissime ore, in circa meno 23 ore, ecco, abbiamo già superato le 1100 visualizzazioni, che sanno quello che tu stai combinando, guarda, e
è tutto il giorno che è fisso a 40-50, 40-50 attualmente. Pensate, in questo momento ci sono 44 persone che stanno vedendo questo video qua, ma venite di qua che sto facendo la live, che è stata a farla, dopo lo guardate, venite qua, vieni dal zio tuo, vieni. Faccio pure la battuta, Enzo, un conto, visto che a te piacciono queste battute. Quindi di tutta l'Italia, di tutti, io ho tirato un ballo, perfino Borrello, Sondergaard, di tutti ho tirato un ballo. Chi ha fatto, come dire, il fenomeno che ha fatto una cosa del genere? Enzo Incontro. Ma tu pensa un po'. No, ma sei proprio da Guinness dei primati. No, ti voglio fare i miei complimenti. Ora, caro Enzo, al di là che ci hai mostrato a tutti quanti che sei un fenomeno, bene, a questo punto non ti resta che portarci davanti i tribunali secolari, eh? Quindi adesso sparo a zero con te, ma sempre inerente. Il tuo operato è quello che tu fai, la tua persona non si tocca, anzi che Dio ti benedica e ti saluto, assolutamente. Però il tuo operato, caro Enzo, lascia molto a desiderare. Allora, tu hai invitato tutta la tua comunità e tutte le vostre comunità di conseguenza ad andare a visitare il Power 21, e Power era com'era? Empower, sì, l'Empower 21 che si terrà appunto questo anno ad Atene, quindi 2019. E nel farlo hai detto che ci saranno diversi uomini di Dio che stanno facendo la storia appunto del Vangelo, tra cui hai citato Cash Luna. Ora, visto che noi abbiamo mostrato qui in questo video, adesso se tu lo apri, questo qua, allerta, Enzo Incontro mi denuncia per Cash Luna, eccolo qua, te lo apro, abbiamo ripresentato il video, tagliando appunto la parte dove ci sei tu, te lo metto qua così tutti lo potranno vedere. Allora, in questo video noi mostriamo Cash Luna, come me lo sono anche scritto, la scaletta dice che un credente deve ordinare ai demoni, e nell'ordinare ai demoni può ordinare a un demone sia di uscire che di entrare in chi che sia. Ora, tu devi dire alla tua comunità se questo è corretto biblicamente parlando, se tu approvi questo operato e se tu definisci questo Cash Luna, in virtù di queste sue affermazioni, una persona che ha fatto un piccolo errore oppure un vero e proprio empio. Ti potrei citare molti passi biblici, no? Per esempio, se io vado in Efesi 6, dove c'è l'armatura del cristiano, nel verso 16 diciamo soprattutto prendendo lo scudo della fede affinché possiamo spegnere i dardi infuocati del maligno, e non che ordiniamo al maligno di entrare nei corpi altrui. Noi siamo chiamati a pregare affinché il maligno esca dai corpi altrui. Addirittura dobbiamo sgridare i demoni affinché escano e non che entrino. Ma stiamo scherzando? Seconda Tessalonicesi 3 dice: ora il Signore è fedele, il quale vi raffermerà e vi guarderà dal maligno. Il Signore è venuto per palesare le opere delle tenebre, per smascherarle, per denudarle, per denunciarle e per distruggerle. E quindi noi ti chiediamo di rendere conto alla tua comunità di qual è la tua posizione. Poi ha detto, me lo sono anche scritto, ha preso una Bibbia e l'ha sotterrata sotto un palazzo. Tu sai benissimo, caro Enzo, tu lo sai questo, io lo so che tu lo sai, che sotterrare una Bibbia sotto un palazzo è un qualcosa che appartiene a un rito massonico illuminati satanico. È scritto in Giovanni 17,
Giovanni 17, nel verso 15, dice: No, facciamo Matteo. Matteo 5. Matteo 5 dice: non si accende la lampada e si mette sotto il moggio, anzi si mette sopra il candeliere ed è la luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, a ciò che veggano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ora noi siamo una luce che tutti devono vedere, e una luce si mette in alto. Quindi che cosa fa la massoneria e gli illuminati? In opposizione a questo comandamento, perché Satana fa sempre l'opposto, inverte sempre tutto, per dare addosso a questo comandamento, prende la Bibbia appositamente e la mette sotto terra proprio per oscurarla come rito, ed è un qualcosa di sacrificale che loro offrono al loro Dio Satana come plegaria, come una sorta di profezia che praticamente pretende in qualche maniera, pensano loro, di offuscare l'Evangelo, di spegnere la luce dell'Evangelo, ma noi sappiamo che è impossibile. Quindi noi ti chiediamo, caro Enzo Incontro, di dire, di pronunciarti davanti alla tua comunità, di qual è la tua posizione dopo aver presentato l'Empower 21 e aver invitato la tua comunità e tutte le vostre comunità ad andare in questo Empower 21, ad ascoltare questi uomini di Dio, tra cui Cash Luna. Se ancora oggi tu perseveri nell'invitare la tua comunità, oppure dici no, non andate all'Empower 21, perché non solo c'è Cash Luna, ma chissà quanti altri ce ne saranno. E sicuramente quello che loro vi insegneranno e i riti che loro fanno non sono consoni ai sobri, sani principi evangelici, cioè biblici. E questo è quanto. Ma andiamo avanti. Poi lui ha detto che noi siamo dei Yahweh Junior, qui c'è molta gnosi, c'è molto gnosticismo. Noi sappiamo da Romani 3:23 che siamo tutti peccatori e siamo tutti privi della gloria di Dio, ma gratuitamente siamo stati giustificati per Gesù Cristo, per il suo sacrificio, per il suo sangue, in virtù della fede e della grazia. E quindi noi non siamo un Dio in miniatura, come predicano gli gnostici, ovvero i massoni. Tu sai che la massoneria, questo lo ha detto Albert Pike, è gnosticismo allo stato puro, anche se molti massoni negano questo, ma ciò nonostante resta falso quello che alcuni di loro negano, perché appunto uno dei padri moderni, o il padre moderno della massoneria, Albert Pike, ha detto che la massoneria è gnosi puro, così come tutto il resto, così come lo stesso cattolicesimo è gnosi. Forse faremo un video di questo, probabilmente, non so se lo faremo in questo canale, se tu ce lo farai chiudere, grande fenomeno, oppure invece lo potremo fare su questo canale, comunque, o su questo canale o su un altro, sempre se Dio vorrà. Benedetto è il santo nome del Signore. Poi abbiamo mostrato il video come lui promuove l'ebbrezza nello spirito, tutto ubriaco, nello spirito, che rideva a squarciacola, tutto buttato per terra su quella scalinata, tutto scacciato, no? Quando la parola di Dio dice che dobbiamo avere autocontrollo, che dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo e non ubriachi. Cioè, lui, lo scrittore, l'Apostolo Paolo, quando dice, fa questa contrapposizione tra l'essere ubriaco dell'alcol di questo mondo e invece l'essere ripieno dello Spirito Santo, perché l'essere ubriaco con l'alcol di questo mondo praticamente perdi la testa,
perdi la tua dignità, perdi il tuo autocontrollo, perdi tutto, mentre invece quando la contrapposizione è essere ripieno di Spirito Santo, che hai dignità, hai autocontrollo, hai tutte quelle cose che vengono dallo Spirito Santo, amore, decoro, ordine, essere ben vestito. A proposito di essere ben vestiti, Enzo, io ti devo chiedere scusa, Enzo Incontro, che l'altra volta mi sono presentato davanti a te, che sei un apostolo del Signore, con una maglietta. Hai ragione, questa volta mi sono messo la cravatta, l'ho fatto per te, perché io so che voi qui in Italia lo nascondete e non lo fate fare, però all'estero gli apostoli non li puoi mica chiamare fratello o non sia mai pastore, ma lo devi chiamare apostolo. E questo anche qui in Italia, almeno qui a Roma, alcuni apostoli obbligano la sua congregazione a chiamarli apostoli, no? E guai se lo chiami fratello, guai! Non si può fare. Allora io, visto che sto davanti a un apostolo, mi sono messo la cravatta. Spero sia di tuo gradimento. Se non è di tuo gradimento, se sei da queste parti, scrivimelo. Ne ho un centinaio, 80, 90 cravatte. Quelle non mi mancano, devo dire la verità. Me la cambio subito. Tu mi dici come la devo mettere. E io subito, Enzo Incontro, per te, guarda, qualunque cosa, Enzo, tu basta che ordini, basta che chiedi, d'altronde voi ordinate pure ai demoni di entrare nelle persone, che voglio dire, è il minimo, no? Benissimo, andiamo avanti, vai. Poi, Cash Luna ha detto che tutti coloro che non hanno provato la marijuana, ha fatto quella mega battuta ridicola, che cosa vi siete persi? Ma tu ti immagini un padre di famiglia con un figlio, che spesso capita purtroppo in questa società, che vengono anche nelle nostre comunità, genitori che hanno i figli che stanno passando momenti difficili per dover affrontare situazioni del genere, e si trovano un predicatore davanti che invece di spiegarti che cos'è la droga e che quello sballo schifoso non è niente di bello, ma è un qualcosa di orribile, di brutto, ti dice, non, a quelli che non l'hanno mai provato, li prende in giro a quelli e gli dice, non sapete che vi siete persi. Ma tu le approvi queste cose? Luca 1,74 è scritto che il Signore ci ha liberato dai nostri nemici. Sì, è vero, lì parla dei nemici materiali, ma attenzione a non circoscrivere una verità biblica ad una cosa. Perché noi non abbiamo solo nemici materiali, abbiamo anche nemici spirituali. E molte volte abbiamo vizi, tipo la droga, che sono nemici nostri. E il Signore è venuto per liberarci da questi nemici. Dal nemico della paura, dallo stesso nemico della morte, perché abbiamo la vita eterna. Dal nemico delle droghe, dell'alcol, della pornografia, della violenza e di tutte le cose buie che non è neanche onorevole parlarne. E no che noi dobbiamo prendere in giro quelli che hanno sempre avuto una vita lontana da queste cose, dalle droghe, dall'alcol, eccetera, e lui li prende in giro. Che vi siete persi, e tu ti ride? Ma tu queste cose le approvi o le condanni? Rendi conto alla tua comunità, devi rendere conto. Mi hai fatto chiudere due video, mi vuoi far chiudere il canale? Fallo chiudere, Enzo, ma tu devi rendere conto alla tua comunità di questo qua, perché tu hai silenziato un video dove si denunciavano queste cose solo perché c'era il tuo nome. Lo hai promosso tu, Cash Luna, non l'ho promosso io, potevi non promuoverlo. Ma perché non lo sai chi è Cash Luna? Non lo sai che negli Stati Uniti sta su tutti i mass media adesso? E da anni? E da una vita? Non le sapevi queste cose? No, tu cadi sempre dalle nuvole, signor Enzo Incontro, vero? Dai, portami davanti ai tribunali di questo mondo, che gliele devo raccontare un po' di cosine. Ma non un po', tante. Portamici! Infine si mette a fare l'affemminato. Un pastore
un uomo di Dio che si mette a fare l'affeminato e si mette quasi quasi a promuovere l'essere così? Un uomo di Dio? Un uomo che queste cose, come abbiamo detto, la scrittura dice che non è consono neppur parlarne. Dio è venuto a liberare da queste cose le persone di questo mondo che sono schiave. In 1 Corinti 6,9 è scritto che Dio non approva chi usa coi maschi. E poi lo riprende ancora prima in Levitico 18, se non vado errato, che chi fa queste cose è un abominio davanti a Dio. Il mondo le chiama malattie. No, i malati non vanno all'inferno. Non sono malattie, sono peccati. Sono peccati, sono peccati. E queste cose gettano all'inferno. E questo Cash Luna si mette a fare l'affemminato. Invece di essere decoroso, onoroso, l'uomo sia uomo, la donna sia donna, l'uomo vesta da uomo, la donna vesta da donna. Poi da qui a che si deve mettere per forza la donna, la gonna, tutte queste cose qua, quello è un eccesso. La donna deve vestire da donna, punto, è santa. O si mette il pantalone, o si mette la gonna, deve essere santa, perché una donna può anche non essere santa con la gonna. Ma adesso non voglio entrare in questo. Quindi l'uomo deve essere uomo e la donna deve essere donna. E lui si mette a imitare addirittura un qualcosa che non è né uomo né donna, un affemminato, un ibrido. E tu cosa pensi di queste cose? Cosa pensi? Bene, e questo è numero uno. Quindi tu hai fatto chiudere un video del genere dove io condannavo questo, presentavo te, non ti ho tirato nulla fuori dal contesto, anche se ti facevo ripetere il nome Cash Luna, Cash Luna, Cash Luna, Cash Luna, ma tutto nel contesto, inerente a quello che tu stavi pubblicizzando, inerente a quello che tu stavi dicendo, non ti ho messo parole in bocca che tu non hai detto, semplicemente ho mostrato, anche se ti ho fatto ripetere più cose, ma tutto consono a quello che tu hai detto in quella sera o in quel pomeriggio quando lo hai detto. E tu hai tolto tutto. Rendi conto alla tua comunità. Dopodiché mi hai fatto togliere questo video qua. Secondo tentativo, dove dici, ebrei negano tramite loro rappresentante, che sarebbe l'ambasciatore Saladino, il nome suo com'era? L'ambasciatore Saladino, dove sta? Allora, ambasciatore Saladino, Vincenzo Saladino. Allora, l'ambasciatore Vincenzo Saladino, rappresentante degli ebrei qua, praticamente lui diceva che gli ebrei di oggi non credono in Gesù Cristo e da 2000 anni a questa parte non è cambiato nulla. Apro parentesi, voi avete tolto, tra cui c'eri anche tu, il nome di Gesù a Catania per accogliere quella delegazione di ebrei. Avete tolto il nome di Gesù. Abbiamo fatto un video a tal proposito, potete vederlo. No? Se voi andate qua, ora ve lo metto, abbiate pazienza, vediamo, ebrei lì. Sono questi due video qua. Sì, eccolo qua. Questo qua. Questo è il video. Ok. Allora. Eccolo qua. Questo è il video. E quindi voi avete tolto praticamente... Ah, e qui dimostra appunto tutte le...
chi sono questi ebrei, eccetera, eccetera, la massoneria, i segnali massonici, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedi, io denuncio tutto. Ok, questi due video qua. Il primo, ok. E quindi, caro Enzo Incontro, voi togliete il nome di Gesù. Vabbè, lì nel video spiego tutto quanto. Quindi questo signore, che si chiama appunto Vincenzo Saladino, semplicemente lui ha detto che gli ebrei appunto da 2000 anni a questa parte restano della stessa posizione nei confronti di Gesù come Messia, cioè che loro non lo riconoscono. Poi non parliamo di quello che gli dice il Talmud e di quello che dice, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, io ho detto, appunto, eccolo qua il video. Il video si chiama Ebrei negano tramite loro rappresentante Gesù come Messia pubblicamente. Io mi riferivo agli ebrei. Non ho mai parlato di Vincenzo Saladino. Vincenzo, no? Sì. Io non ho mai detto che Vincenzo Saladino non crederebbe in Gesù Cristo, come tu hai voluto far credere, facendo riferimento alla mia persona, pur senza fare il mio nome, e facendogli dire a Vincenzo Saladino, ma tu credi in Gesù? E lui giustamente ha detto, certo che ci credo. Ah no, come dicono alcuni che mandano in giro certe voci. No, caro Enzo Incontro, sei tu che tergiversi. Caro Enzo Incontro, io non ho mai asserito che Vincenzo Saladino non crederebbe in Gesù Cristo. Quello che io ho detto, e lo ripeto ulteriormente, è che gli ebrei non credono in Gesù Cristo. Quelli specialmente che sono venuti qua a Roma, a Catania, dove avete tolto tu e la tua combricola il nome di Gesù, e ho mostrato il video dove Vincenzo Saladino, che è il loro ambasciatore, quindi è il loro portavoce, ha detto questo. E tu mi hai fatto togliere quel video. Perché? Perché? Sai quanti testimoni ci stanno che hanno visto tutti questi video? Eh? Una infinità! Una infinità! Caro Enzo Incontro, ora io ti faccio la domanda del milione. Visto quello che tu hai fatto nei confronti del Signore Gesù facendo togliere il suo nome hai fatto togliere. Visto quello che tu hai fatto nell'andare in Israele a chiedere scusa per le crociate e per quant'altro ho fatto il video, vedetelo. Ripugnante, lì hai fatto proprio biblicamente parlando una bestemmia contro lo Spirito Santo. Visto il fatto che tu inviti la gente ad andare all'Empower 21 a vedere tra i vari Cash Luna con tutto quello che Cash Luna è. E visto le parole che tu hai cercato di mettermi in bocca nei confronti di Vincenzo Saladino, però lì non hai fatto il mio nome, quindi non ti posso dire nulla. Però ti riferivi a me, infatti mi hai fatto togliere il video. Allora se non ti riferivi a me, perché mi hai fatto togliere il video? L'unico in tutta Italia che ha fatto una roba del genere, caro Enzo Incontro, di tutte queste cose devi rendere conto. Ora, in vista di tutto ciò che abbiamo detto, e ci sarebbe da scrivere un libro per quanto ancora ci sarebbe da dire, noi rivolgiamo una domanda a te. E la domanda è questa. Enzo Incontro, quelli che ti seguono si possono fidare di te? Possono aver fiducia di te che tu sei un ministro vero di Dio, pieno di amore per le pecore, che ama la verità, che ama il suo prossimo come se stesso, che è pronto a essere perseguitato, a porgere l'altra guancia, a rallegrarsi quando viene perseguitato? E no che va a chiudere i canali e i video quando lo perseguitano. Mostrami tu un video dove, di un solo video che io ho fatto chiudere mio a qualcuno. Lascia stare quello che si dice, le prove, come le fornisco io le prove. Vedi,
Io fornisco le prove, eccole qua. Le prove, fatti vedere le prove, non chi dice che io faccio chiudere, certa gente mente su di me, ma fatti mostrare le prove, io non ho mai fatto chiudere un solo video a nessuno mio, mai, perfino quando hanno infangato, hanno toccato pesantemente il codice penale, questi sono stati i branamiti, pesantemente, istigazione all'odio, istigazione alla violenza, istigazione al come si chiama, non mi ricordo, comunque mai, ma non solo, ma lasciamo stare, ha chiesto perdono per aver perché noi abbiamo distrutto il tempio, noi abbiamo distrutto il tempio, ma che Bibbia legge, ma lasciamo stare, vedete il video, eccolo qua, questo è il video, eccolo qua. Lai bestemmia contro lo Spirito Santo in Israele. Eccolo qua, vi metto il video così ve lo vedete. Perché qui manca proprio l'ABC della Bibbia. Eccolo qua. Quindi, torno a ripeterti la domanda. Enzo Incontro, di te, quelli che ti seguono, si possono fidare? Sei una persona trasparente, lineare, che ama le pecore che il Signore gli ha affidato, è pronto a dare la propria vita, è pronto a essere perseguitato, è pronto a soffrire per loro, è pronto a soffrire per la parola di Dio, per la verità, essere perseguitato. Ci si può fidare di te? Allora, Enzo Incontro, se di te ci si può fidare, quell'accordo che è stato fatto fra ebrei e evangelici a Catania, che dove ha firmato sto mondo e quest'altro, c'era perfino Lombardo, c'eri tu, c'era Porrello, c'era perfino la tenda Cristo e la risposta e tanta altra gente, dove avete firmato quell'accordo. E questo incontro, cosa c'è scritto in quell'incontro, in quell'accordo? E questo incontro, quell'accordo è stato pubblicato in internet. Se non è stato pubblicato, perché non è stato pubblicato? Se è stato pubblicato, dove è stato pubblicato? Se è stato pubblicato, quando è stato pubblicato? Se è stato pubblicato recentemente, perché solo recentemente e non prima? In più, quei ragazzi che volete mandare in Sicilia a lavorare, guarda caso siciliani, li prendete per collo perché stanno così i porelli, senza lavoro. Che in un primo momento si parlava di 2.500 euro, poi adesso Vincenzo Saladino ha parlato di 2.000 dollari fino a 6.000. Quindi già si parla di meno di 2.000 euro. Il contratto si può vedere, può essere pubblicato, sai, alle volte quando fanno determinate cose i comuni, certi enti, che fanno determinati contratti, li pubblicano su internet, eh? E questo è il mondo. Allora, questo contratto si può vedere, può essere pubblicato? Domanda. Ci si può fidare di voi? Avete detto ai ragazzi che, o i signori che andranno a lavorare in Israele, quanto è rischioso lavorare in Israele? E perché? Sotto la scusa che loro non ascoltano gli ebrei convertiti a Cristo Gesù, ma ascoltano i gentili. Questa è una farsa. Anzi, un gentile che va in Israele a testimoniare di Gesù, se la passa male, a meno che non vai a Tel Aviv a testimoniare ai pagani. Ma se vai a dove stanno i religiosi, te la passi male, non sarai ascoltato. Vedi i video di Israele recenti, e non che mo è cambiata la cosa, dove i predicatori dell'Evangelo cercano di dargli fuoco, recenti, hanno poco tempo. Vedetevi questi video, vedetevi le cose in Israele. Gli dite tutti i rischi che ci sono, ma non solo gli attentati. Stai tra tra la spada e il muro, da una parte c'è l'Islam, dall'altra parte c'hai gli ebrei, con il loro giudaismo talmudico, in mezzo c'è la guerra, eccetera, eccetera, eccetera.
e non aggiungo altro, perché ci sarebbe altro da dire, ma a suo tempo sarà detto, qualora dovessi essere portato nelle opportuni sedi, allora dirò il resto. Caro Enzo Incontro, allora, Enzo Incontro, le domande sono tante che io ti ho fatto. Questo è il secondo tentativo. Vedi? Ok, non vuoi che io metta i tuoi video. Va bene, non li metterò più. Non li metterò più perché se no mi fai chiudere il canale. Adesso, da adesso in poi, quando parlerò di te, dirò Enzo ha fatto questo, questo, questo. Enzo Incontro ha detto questo, questo, questo. Enzo Incontro predica questo, 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 senza le prove. Ovviamente tutti i video me li scaricherò perché devo avere un supporto giuridico che possa convalidare un domani eventualmente dovessi appunto presentare le mie dimostranze, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, caro Enzo Incontro, l'unico in tutta Italia che ha alzato un polverone contro di sé, con queste due... Con questi due che coprirai, l'unico in tutta Italia, l'unico, complimenti, ammazza che fenomeno che sei, complimenti. Che ti devo dire, Enzo Incontro? Le domande sono tante, non le devi rispondere a noi, le devi rispondere a quelli che ti seguono. E quelli che seguite Enzo Incontro, io so per Bibbia che la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte ha il pastore che si merita. Seconda Corinti, capitolo 11, verso 4, recita. Se veniamo noi a portare, ve lo dico con parole mie, a portarvi il Vangelo, a noi non ci ricevete, ma se viene un altro, a quello lo ricevete. Già, ognuno ha il pastore che si merita, però ci sono alcuni, pochi, che stanno in buona fede. Io mi rivolgo a questi pochi che stanno in buona fede, che sono pochi. Aprite gli occhi, leggete la Bibbia, non date retta a costoro che fomentano una volta salvato, sempre salvato, la caduta per terra all'indietro, come praticano costoro, Enzo Incontro, Lirio Porrello e tutta la combriccola, non date retta, uscite, separatevene, riunitevi in casa. Non è se hai una comunità, vai in una comunità, ma se non c'è, riunitevi in casa. Non è vero quello che vi vogliono far credere, che chi si riunisce in casa è un credente di serie B. Non è questo il metro di misura biblico. Non è questo il metro di misura della parola di Dio. Non è questo. Non è questo. Non date retta all'uomo. Non date retta all'uomo, credete in Dio, la salvezza si ottiene gratuitamente per credere. Se tu leggi la parola e non credi, non è credere, non è andare in un luogo, batte le mani, alza le mani, per cortesia, non è quello credere, è altro. Apri la Bibbia, credi a quello che c'è scritto, credi che sia letterale. E non sono favolette, o mere illustrazioni, o cose allegoriche che non hanno un senso reale. No, la Bibbia è letterale, tutta quanta, dalla Genesi all'Apocalisse. Benedetto è il nome del Signore. Questo è stato il video. Finito. Bene, vedremo se ci sarà qualche altro colpo di scena. Io vi invito a iscrivervi a questo canale, che è il mio secondo canale, così se me lo chiudono, ok? Se, eccolo qua, questo è il mio secondo canale, si chiama Alessio Evangelisti. Ieri c'avevo tipo 12 iscritti, oggi già ce n'ho 67, però iscrivetevi, così se mi chiudono... il presente, eccolo qua, ve lo metto qua, iscrivetevi, così se mi chiudono questo canale, allora, secondo canale, eccolo qua, ve lo metto pure qua, ok.
Perfetto. Ok? Questo è quanto. Bene, io ho finito. Allora, mi faccio un giro e saluto tutti. Allora, Aurora, Pierpaolo, Fiorella, pace a tutti, Maria, Daniela, Francesca, Alex, Santina, Daniel, pace, Fabio, Daniela Giuga, pace, Maria, pace, Deni, pace. Poi, fratello Loreto Salvatore, pace, Massimo, pace, Lucio, pace, Santina, Gianluca, Fiorella, ok, Daniel, pace, eh sì, la via dello stolto, sì, quelli che sono in Dio sono luce, amen, Mr. Bright, pace, amen, Gianluca, pace. Poi Massimo Capostoli, pace. Sì, che poi voglio dire, si è dato la zappa sui piedi perché io, ragazzi, qui bisogna andare, non bisogna vedere solo questo video, bisogna vedere anche gli altri video e tutto quanto, quello che è stato fatto. Qui è veramente, comunque, hai chi si mette contro un qualsiasi canale, lascia stare questo, hai chi si mette contro un vero canale del Signore e un vero servo o serva del Signore, hai chi si mette contro un vero figlio di Dio, hai, dice la scrittura, hai. Perché tanta gente li segue, ma è chiaro, perché molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti, il principe del presente secolo è Satana, e la gente non cerca la verità, ma cerca lo spirito di religiosità. E quindi loro pensano di stare a posto con questo spirito di religiosità. Un'altra parte invece usa, diciamo, questa via per vil guadagno. Questo è scritto in Timoteo, ecco perché. Esatto, cercano il misticismo, oppure alcuni preferiscono pagare che pregare, insomma i motivi sono tanti. Allora. Esatto, conoscono la parola di Dio e cercano di smontarla. Perché? Perché sai che dai loro frutti li riconoscerete. Innalzano se stessi, esatto. I credenti che gli vanno dietro, appunto, è quello che ho detto prima. La maggior parte delle persone non cerca Gesù, credetemi. Vincenzo, il video che ho sentito su Vincenzo Saladino, lui ha detto che credeva, mo se ne ha fatto un altro dove dice il contrario, io questo non lo so. Sono lupi, certo. E perché questo servilismo? Perché lì c'è tutto, c'è denaro, c'è potere, c'è politica, ma non vi rendete conto? Ci sono i poteri forti là, facciamoci a capire. Ma poi un canale così piccolo come gli dà fastidio? È come se io andassi a colpire tutti quei canalini che vorrebbero in qualche maniera o attirare la mia attenzione o farmi del male. Ma che mi importa a me? Ma neanche li considero. Ma figurati, eppure lui è venuto qua, da questo canalino. È questo che io non capisco. O altri canali ancora più piccoli del mio,
con 10, 20, 30 iscritti. Incredibile, no, incredibile. Allora, esatto, chi mi riconoscerà, esatto, capirai. Alleluia. Ok, va bene. Ma hai fatto una domanda? Sì, adesso è tutto in via di... stanno in causa, insomma, si deve definire. Finché la causa non si conclude, non ci si pronuncia. Ecco perché non mi sono pronunciato. Si sta in causa. C'è una mega causa a proposito di portare, appunto, no? Quando siamo perseguitati. Altro che Enzo Incontro, come fai a dire a quelli che sono nella tua comunità, quando vi perseguitano, siate allegri, rallegratevi, e poi fai queste cose qua. Altro che allegria. Ma quale allegria? Qui non c'è allegria, qui c'è qualcos'altro, forse c'è paura, non lo so. Rabbia, non lo so. Che cosa c'è qui? Altro che rallegriamoci, ma rallegriamoci di che cosa? Enzo Incontro. Quindi, allora, io ho finito. Quindi questo è il secondo tentativo di Enzo Incontro di chiudermi il canale. Vedremo se ci riuscirà, se il Signore glielo permetterà. Quindi se prossimamente non vedrete più questo canale attivo, sappiate che il fenomeno in tutta Italia, il grande paladino, è stato Enzo Incontro. Okay? Venite nell'altro canale, dove qua sopra vi ho messo appunto il link, e anche qui in descrizione, eccolo qua, ve lo apro qua a fianco. Iscrivetevi, ecco, già ho fatto, grazie a Dio, 4 iscritti. Così, se intanto comincerò a caricare qualche cosa, avevo cominciato a fare sto canale per fare un po' di video spagnolo, poi ho detto, ma perché devo fare video spagnolo, che in spagnolo c'hanno tanti predicatori che so 100 miliardi di milioni di miliardi di volte migliori di me, e allora ho desistito. In più avevo fatto 3 video e 2 me l'hanno chiusi per copyright, ok, ma perché ho preso dei video, dei cose per metterli come sottofondo. Questo è il mondo, io ero alle prime armi, so che non conoscevo bene tutte quante le cose, perché diciamo che si può usare anche fuori dalla chiesa il copyright, tu lo prendi, loro ti dicono ok, questo prodotto è mio, lo usalo tranquillamente. Non puoi monetizzare il video, io non monetizzo i miei video, non mi importa niente, e io ti metto la pubblicità e ci prendi i soldi, ecco perché. Però alcuni non vogliono fare neanche questo, io non capivo agli inizi come funzionava questo meccanismo, ecco perché mi hanno chiuso sti video, perché non ero pratico, ero agli inizi, ma lo dico tranquillamente davanti a tutti, per me non c'è niente di che. Ma il copyright nella Chiesa è qualcosa che non esiste. Noi non abbiamo le leggi del mondo tra di noi, non che andiamo contro le leggi del mondo, noi non andiamo contro le leggi del mondo, però quando c'è la facoltà, ok, di aderire o non aderire a una legge, a un diritto, facciamo più a un diritto, ok? Io non aderisco a questo diritto, ma tu ti immagini l'Apostolo Paolo mettendo il copyright? Cioè, ma è pazzesco! E anzi, quando siamo perseguitati e calunniati, rallegriamoci! Questo insegna il Vangelo. Poi ci sono ovviamente credenti che magari sono giovani, devono ancora maturare, devono imparare, e insomma ognuno ha il suo percorso, e poi cerchiamo di capire anche chi è, se magari è un ministro,
se è un pastore, se è un anziano o se magari è uno che sì, è un credente e tutto quanto, ma non è un ministro, non ha quella maturità del ministro, dell'anziano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, c'è da capire anche queste cose, però queste cose normalmente la gente non le vede perché spesso chi non ha Cristo non ha la luce di Cristo e spesso è anche poco intelligente. A proposito. Bene, spero di essermi spiegato bene. Ok, se ci sono dubbi o perplessità o qualche domanda veloce, così chiudo, che non vorrei farlo troppo lungo questo video. Amen. Le 21:42 di già, guarda, oggi ci ho avuto una giornataccia. Mo adesso chiudo. So più morto che vivo, per quanto sono stanco. Enzo Incontro, dai la faccia. Dai la faccia, Enzo Incontro. Metticela quella faccia. Falla sta live. Falli nomi e cognomi. Non ti nascondere. Non scappare. Amen. Bene. Ok, allora io intanto vado a chiudere un po' le finestre. Va bene. Ok, allora. Amen. Allora, grazie per gli incoraggiamenti. Dio vi benedica. Il Signore sia lodato. E allora io mi ritiro, eh? E se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Dio vi benedica. Shalom.